Buon day a tutti ragazzi, sono RS92 e benvenuti in questo nuovissimo video. E benvenuti in un nuovo episodio di Squishy Bananas, il mio format di recensioni non professionali. E oggi andremo a parlare di quello che avevo segnato come il film che attendevo di più per quest'anno, appunto nella top 10 dei film che attendevo di più per quest'anno, ovvero Joker 2 Folie à Deux, sequel del primo film di Joker del 2019 che io ho amato la follia. L'ho rivisto anche prima di vedere Joker 2. Per me è uno dei migliori cinecomic di sempre, veramente lo trovo quasi perfetto come film, l'ho adorato alla follia. Se vi interessa più precisamente sapere cosa ne penso, trovate la mia recensione sul mio Letterboxd, che trovate qui a schermo, ma anche nel link in descrizione. E appunto il 2 ottobre è uscito il sequel. Sequel che io vi giuro non capisco questo overrating verso Joker 2, che perché è un overrating ve lo spiegherò meglio dopo, ma è veramente una cosa assurda per me. Però ovviamente tutto con calma dopo la sigla. Ah, io parto con una premessa: dovete andare a vedere Joker 2, perché al di là di quello che sentite in giro, per me va visto. E comunque ovvio che non puoi andare a vedere ogni cosa che esce, neanche io vado a vedere ogni cosa che esce, però nel caso di questi film di grossa portata bisogna andarli a vedere. Se vi interessa, sto rilasciando ogni mese la lista dei film che escono quel mese lì e vi metto quali sono secondo me i must see. Purtroppo quello di ottobre non sono ancora riuscito a caricarlo perché devo aspettare che abilitano i short più lunghi di 3 minuti, però comunque su TikTok ce la trovate. E per me Joker 2 va visto a prescindere, perché comunque è un film grosso, è, se volete, un blockbuster, è un blockbuster di quelli che vanno andati a vedere secondo me in generale. In più, prima di criticarlo a prescindere, dato che c'è molta gente che senza averlo visto va a prendere le recensioni degli altri e le dà come sue, cosa che ho già detto anche in altri video, che secondo me non ha senso come questa cosa, comunque andatelo a vedere, perché secondo me, allora, se non vi è piaciuto il primo non vi piace neanche questo, ok? Però per me è un buon film, comunque è un bel film da vedere. Quindi se vi è piaciuto il primo potrebbe piacervi o non piacervi, se vi piacciono i musical potrebbe piacervi o non piacervi, perché comunque sì, Joker 2 è un musical, non è un musical al 100%, è un musical molto strano, alcuni sono addirittura hanno azzardato a dire che è un musical rivoluzionario, che sembra un po' eccessivo. Comunque è un modo diverso di fare il musical, quindi se vi piace il musical potrebbe piacervi o non piacervi, ma anche se non vi piace il musical potrebbe anche potenzialmente piacervi, perché ad esempio neanche a me piacciono i musical, perché come dicono mille altre persone, odio quando i personaggi a caso, quando tranquillamente potrebbero parlare tra di loro, si mettono a cantare, a ballare proprio per nessuna motivazione, tipo la scena iniziale di La La Land. Però per poi vi spiegherò meglio dopo anche questa cosa qua. Secondo me in Joker 2 è perfettamente contestualizzato, per cui anche a me che non piacciono i musical comunque è piaciuto Joker 2, quindi per me dovete andarlo a vedere a prescindere. E io appunto veramente non capisco questo incredibile overrating oggettivamente sbagliato, perché quando tu mi vai a dire che questo è il peggior cinecomic di sempre, quando è uscito Venom 2, quando è uscito Morbius, quando è uscito tutto quello schifo lì, tu non, Joker 2 non puoi, ma non puoi, non devi dirmi che è il peggior cinecomic, è il peggior cinecomic su CinemaScore, uno dei peggiori su Rotten Tomatoes, che c'ha il 30%, ma la puoi dare 3 a Joker 2? Seriamente? Quando, adesso vado a vedere perché sono veramente curioso, tu veramente vuoi darmi, dalla parte della critica si dice, dalla parte della critica, perché il pubblico non capisce niente, perché ha dato 8,5 a Venom 2 e 7 a Morbius, ma questo non ne parliamo, la critica, tu puoi darmi 3 a Joker 2 e darmi 6 a Venom 2, che è un film che non ha una storia, è un film terrificante a cui io ho dato mezza stella perché fa veramente schifo, non ha una storia, non ha un minimo senso, puoi darmi 6 a questo e darmi 3 a Joker 2? È un overrating, perché Joker 2 può non piacere,
può essere, può non piacere l'aspetto musical, perché comunque ci sta. Le canzoni non sono neanche troppo orecchiabili, cosa che per me è onestamente un pro, onestamente. Però non c'è la Shallow di turno dentro Joker 2. Ho addirittura anche ascoltato l'album di Lady Gaga di Joker, che ha rilasciato con le canzoni di Joker. E le canzoni che ci sono nell'album di Lady Gaga sono le stesse che ci sono in Joker 2, ma sono completamente riarrangiate, cantate solo da lei. E quelle sì che possono essere più una Shallow, anche se comunque sono meno hit. Però nel film non usano quelle, usano quelle che ci sta nell'album di Joker 2, in cui canta anche Joaquin Phoenix, in cui non c'è una super produzione, tranne le scene in cui c'è il loro show, quasi non c'è neanche una strumentale, sono loro che cantano e basta. E per me è un super pro, perché quando tu non mi porti le canzoni nel tuo musical ad avere un fine di, diciamo, viralità della canzone, vuol dire che tu mi stai facendo il musical per una motivazione, non per fare più streaming su Spotify. E infatti per me Joker 2 il concetto di musical lo contestualizza benissimo, perché è il modo di comunicare che hanno Joker, Arthur e Harley tra di loro, che invece che usare le parole, loro trovano meglio a esprimere le proprie emozioni tramite le parole. E alcuni si lamentano perché dicono: non è il fatto che le canzoni sono tutte nella loro testa, ma alcune sembrano accadere nella realtà. Perché alcune accadono nella realtà, perché in realtà, cioè, non è che sono le canzoni nella loro testa, è il loro modo di comunicare. Quindi, ovviamente, quando Joker comunica che è da solo, è nella sua testa perché sta cantando da solo, diciamo. Quando parla con Harley c'è questa, mettono queste scene, diciamo, come se fosse uno spettacolo, in cui in realtà però loro si parlano tramite la canzone, e poi scene in cui effettivamente si parlano nella realtà, perché loro stanno comunicando nella realtà. Quindi è completamente contestualizzata questa cosa, secondo me. E quindi, onestamente, se non vi piacciono i musical, dal mio punto di vista c'è più probabilità che vi piaccia Joker 2 rispetto a La La Land. Perché La La Land iniziano a cantare a caso. Ok, poi può piacervi le canzoni, sono anche belle, orecchiabili, quello che vuoi. Però partono a cantare a caso, ed è quello che io odio dei musical. Motivazione per cui non mi è piaciuta La La Land. A me in The Greatest Showman ci sta lo show, quindi va bene. Però per me i Joker 2 sono contestualizzati meglio, perché hanno, oltre alle canzoni, che possono piacervi le canzoni dei film, quello che vi pare, ma hanno una motivazione, un contesto, una motivazione per cui loro iniziano a cantare, e per me è la cosa più importante. E poi si critica la scelta del musical, però secondo me ci sta come scelta, perché comunque nel primo film c'era una grandissima componente musicale, quasi il film girava attorno a una canzone, quello dello show di Mary Flanken, cioè comunque era molto centrale la musica. Era molto centrale nelle canzoni, e anche Arthur Fleck era molto legato al mondo della musica e della danza, dato che comunque lui c'è, cioè, la scena più famosa è quella che balla scendendo dalle scale, ok? Non scende dalle scale, balla scendendo dalle scale. Quindi comunque la componente musicale in Joker è sempre stata molto importante. E quindi qui passa al lato successivo, passando a uno stato successivo di pazzia di Arthur Fleck. O forse il contrario, ovvero retrocede nella sua pazzia, andando ad Arkham, magari si cura un po'. Questa è un po' una visione del film. Poi potreste decidere di non andare a vedere Joker 2, perché dicono, le persone dicono che il finale è un po' così. Il finale è un po' così, ma così come? Vi sto spiegando malissimo. Il finale spiazza molto, divide molto, vi può far schifo, vi può piacere. A me in generale è piaciuto, perché ha tutto un senso. Ovvio che no, allora, non è come il primo Joker. È molto in realtà sullo stesso filo conduttore del primo Joker, perché al di là del successo del botteghino che ha avuto, il primo Joker non è un film pop. Nonostante questo Joker 2 sia un blockbuster, perché comunque è costato 200 milioni, non si sa dove li abbiano messi questi 200 milioni, perché poteva tranquillamente costare 80, al di là di Lady Gaga che magari si fa strapagare. Però il primo Joker non è un blockbuster, non è un film mainstream, non è un film pop, è un film d'autore. Un film psicoanalitico che prende come soggetto Joker. Ed è quello che ho amato del primo Joker, come quello che ho amato anche di The Batman. Ovvero, non sono dei film di supereroi. Sono dei film strettamente legati all'essenza di quel personaggio, a un genere diverso che è strettamente legato all'essenza di quel personaggio, in cui però ci sta quel personaggio lì. Quindi
al di là chi guida la Batmobile, The Batman potrebbe essere tranquillamente detective ricco. Joker potrebbe tranquillamente essere pagliaccio pazzo. Ma il fatto è che c'è Joker. E per me il primo film era bellissimo per questa motivazione. E anche il secondo è sulla stessa linea di contare. Nonostante sia costato 200 milioni, secondo me l'errore è stato farlo costare 200 milioni perché non si vedono questi 200 milioni. Non ci sta CGI, non ci sta niente. Non è un film pop, non è un film mainstream, non è un film per tutti. Perché? Perché è un film d'autore. Per quanto si possa paragonare, come se tu vai a vedere un film di Scorsese, ok? Killers of the Flower Moon, che dura 3 ore e mezza sui, così dice, i nativi americani, non è un film per tutti. Joker Folie Ado, un film semi-musical su un processo in cui c'è un amore malato e si parla ancora di psicologia, di problemi psicologici, eccetera, eccetera, non è un film pop, non è Barbie. Ok, neanche Oppenheimer era un film pop, lo è diventato col Barbenheimer, ma neanche Oppenheimer è un film pop. Oppenheimer è un documentario, un docufilm, un biopic di 3 ore, mezzo in bianco e nero, quasi tutto parlato, sensazione, solo la bomba, azione, con metà film che è un dibattito lì, non so come si chiama, quella roba che era, Oppenheimer non è un film pop, non è Barbie, ok? Joker Folie Ado non è Barbie, è un film d'autore che ha il personaggio di Joker all'interno. È la stessa identica cosa del primo capitolo e per me è perfettamente coerente. Il vero problema per me di Joker 2 è che, anzi, sono principalmente due, i primi Joker 2. Primo, che secondo me non è un sequel. Joker 2 non è un sequel. Joker 2 è un film inutile, non necessario. E per quanto il regista continui a dire che questo film era già nella loro mente mentre giravano il primo film, è una stupidata. È una stupidata perché questo è un film palesemente non necessario. E infatti non aggiunge quasi nulla a quello che era successo nel primo film. Va semplicemente a rendere più ovvie, a spiegarti. Meglio, diciamo, però in generale renderti più ovvie delle cose che potevi tranquillamente capire dal primo capitolo. Quelle cose belle del primo capitolo, del tipo che ci sono varie letture, vari livelli di trama, sottotrame varie, cose che puoi dedurre guardando il film ma che non ti vengono dette apertamente, cose veramente interessanti. Che ti vengono proprio palesate in questo Joker 2. Per cui, secondo me, più che un sequel, è un DLC. È un DLC del primo Joker. In cui sì, ci si aggiungono delle cose. Comunque c'è il rapporto tra Harley. Il finale, comunque, dà un'importante svolta alla storia di Joker. Ma è un Joker 1.5. È uno spin-off del primo Joker. Non è un Joker 2. Non è una storia separata. Non è una storia comunque, sì, legata al primo capitolo, ma comunque a sé stante, separata, come qualsiasi altro cinecomic. Siamo a Spider-Man 2. Non è rispieghiamo tutto il primo Spider-Man. È un altro film. In questo film, appunto, c'è una grande parte di processo ad Arthur Fleck per quello che ha commesso nel primo capitolo. E seppur non ci siano flashback, comunque è un continuo tornare indietro agli eventi del primo capitolo, aggiungendo dei tasselli e spiegandoti meglio delle cose che però tranquillamente potevi già dedurre dal primo capitolo. E questo per me è uno dei più grandi problemi di Joker 2. Perché non è un sequel, è un film inutile. L'altra cosa, mi dispiace, ma è Harley. Harley è un personaggio importante a livello all'interno di Joker 2, ma è un film che non si presta ad essere importante, perché ti viene introdotto velocemente, loro si innamorano molto velocemente, la parte di innamoramento iniziale per me è veramente troppo, troppo, troppo sbrigativa. Nel senso che nel giro di 10 minuti si conoscono e sono super innamorati. Questa cosa per me è fatta un po' male. E poi comunque Harley non ti viene stratificata abbastanza per il ruolo che ha all'interno del film. Perché comunque Harley, nonostante secondo me non sia il punto centrale, adesso vi spiegherò meglio, il punto centrale della trama, è comunque molto molto importante.
Perché tutto quello che può è quella che mette in moto, diciamo, la parte principale della trama. Non è il fulcro, come ci è stato fatto vedere nei trailer dal poster, eccetera, eccetera. Ma è comunque quella che fa partire, è la miccia, diciamo, di tutta la parte importante del film, la parte principale, quella che secondo me è la parte principale. E il personaggio di Lady Gaga per me è stata brava, onestamente, è abbastanza brava, niente di eccelso, diciamo. Però è stata brava. La chimica tra Phoenix e Lady Gaga, appunto, per me è ottima. Il problema è che il personaggio di Harley Quinn per me non è stato scritto benissimo. Non è abbastanza strutturato per il ruolo che ha all'interno della trama, appunto. E poi, quindi, qual è, prima di passare alla parte spoiler, qual è, secondo me, il fulcro della trama di Joker 2 Folie à 2? È la doppia personalità di Joker. Non vi voglio dire troppo perché secondo me questo è una cosa che il film c'entra alla perfezione, ma vi dico subito, anzi vi dico solamente che il film si apre con un corto stile Looney Tunes in cui si parla appunto della doppia identità di Joker e della sua ombra. Per me questa cosa la fa benissimo. Si parla di doppia personalità, si parla di bipolarismo e di tutto quello che ne comporta. Per me Joker 2 è un bel film, poteva essere meglio, è un po' sprecato, non è necessario, ma per me vale assolutamente la pena della visione, perché molti dicono che è noioso, ragazzi, io mi sono volate le 2 ore e un quarto di film quanto dura. 138 minuti. A me sono volate, ragazzi. Questi ora è un quarto sostanzialmente. Ora è 20, togli i titoli di coda, un'ora e un quarto. A me sono volate e sono molto molto contento della visione. Poteva essere meglio, ci sono alcune cose che potevano essere scritte meglio. Sicuramente non è al livello del primo, ma questo non me lo sognavo neanche perché il primo è un caso eccezionale tra mille, uno su mille ce la fa, era un rischio e come dicono in molti, quando prendi un rischio o fai una cosa bellissima o fai una stupidata. Per me in questo caso Joker 2 fa un rischio perché comunque ha la parte musical, però la parte musical per me la fa bene. Quindi per me Joker 2 c'entra il suo punto centrale, c'entra perfettamente il suo tema musical, ha delle cose che non so, non mi fanno impazzire, però secondo me vale assolutamente la pena. E per me non dovete credere a quelle recensioni dei critici, anche delle recensioni che sono state fatte a Cannes, perché per me sono veramente troppo troppo overrating. Veramente troppo troppo. Quindi ragazzi, per non rischiare di dirvi qualcosa che possa compromettere la visione di Joker 2, vi lascio qui. Se invece avete già visto il film, a parte spoiler, inizia tra... Perché dico che secondo me il punto centrale è il bipolarismo di Joker? Perché sì! Perché sì! Perché il film gira intorno alla doppia personalità di Joker, che anche qui è una cosa che potevamo già dedurre dal primo film, ma come ragazzi, tra l'altro io avevo dal primo trailer che tutti dicevano non si capisce niente della trama, io avevo azzeccato alla perfezione. Se non ci credete andate a vedere l'analisi del primo trailer che avevo fatto, che vi lascio qui in alto a destra, avevo perfettamente inquadrato il personaggio di Harley Quinn, ovvero Harley Quinn si innamora di Joker e non di Arthur Fleck. Come tutto il mondo si innamora di Joker e non di Arthur Fleck. E infatti per me Harley Quinn è semplicemente la personificazione della società che entra direttamente in contatto con Arthur Fleck e gli fa capire cosa pensa veramente la società di lui, perché gli entra a stretto contatto. Questa è una cosa che... Erano tutte cose che potevamo già capire nel primo capitolo, perché comunque, appunto, le persone iniziano a parlare di lui, l'ha detto anche, detto e ridetto nel primo capitolo, iniziano a parlare di lui quando diventa Joker. Quindi le persone non vogliono Arthur Fleck, non gli interessa Arthur Fleck, gli interessa Joker. Questo è il sunto di Joker 1, questo è il sunto ancora di più di Joker 2. E quindi viene esplorata sempre di più a partire appunto dal corto iniziale, io e la mia ombra di Joker, analizzando la doppia personalità che è quella di Arthur ed è quella di Joker. Infatti, molti dicono non è una folie à deux tra Harley e Joker. Infatti, per me il film, il titolo in realtà è la stessa cosa che ho pensato anche io all'inizio, però il titolo per me è perfetto perché folie à deux è sì quella tra Joker e Harley, ma è anche tra quella tra Arthur e Joker
la società, Arthur, e la società. Cos'è la follia 2? In sostanza è una condizione medica per cui un soggetto pazzo, diciamo tra virgolette, contamina con la sua pazzia un altro soggetto e si contaminano a vicenda, si alimentano a vicenda della propria pazzia. Ed è così che succede tra Harley e Joker, perché sì, Joker Arthur rende matta Harley. Lascia la sua vita, gli fa incendiare la sua casa, si fa internare solo per conoscere Joker. Ma allo stesso tempo, l'amore di Harley è come una droga per Arthur, che lo porta a un'ancora maggiore follia. Ed è la stessa cosa tra Arthur e Joker, due personalità completamente distinte per quanto mi riguarda, che si capisce semplicemente quando, appunto, nel processo lui entra nella parte di Joker, decide di licenziare la sua avvocata e di trasformarsi in Joker, truccarsi e trasformarsi in Joker. E questo appunto è una cosa che viene istigata da Harley Quinn. Per questo che dico che Harley Quinn è la miccia, non è il fulcro della trama, perché il fulcro della trama è il bipolarismo tra Joker e Arthur. Harley Quinn è la miccia che porta Arthur a diventare Joker e poi Joker a tornare Arthur. Quindi la follia 2 tra Arthur e Joker, perché Arthur ha creato Joker e Joker continua a portare Arthur alla follia e quindi a tornare Joker. È tutto un circolo vizioso. E poi tra Arthur e la società, allo stesso modo, perché la società vuole, come per Harley Quinn, esattamente la stessa cosa, vuole Joker. E quindi porta Arthur a diventare Joker e a rendere ancora più folle la folla, scusate, il gioco di parole. Quindi Folie à Deux è legato a quello e per me è perfettamente inquadrato il titolo. Poi parliamo del finale, perché il finale ha spiazzato molti, ma per me non dico che è perfetto, ma comunque mi è piaciuto tantissimo. Al di là dell'autobomba, perché effettivamente è buttata un po' lì, arriva un'autobomba, lui scappa, è la stessa cosa identica che succede nel primo film, proprio identica identica. Qua c'è l'autobomba, là c'è la macchina che si schianta contro il camion della polizia, ma è la stessa identica cosa. Solo che mentre nel primo film, se volete, è un po' un circolo vizioso che si continua ad autoalimentare. Perché nel primo film, appunto, mentre Arthur scappa dal Murray Flanking Show, diciamo, che dall'auto della polizia che lo sta portando in prigione, lui diventa Joker, ok? Mentre in questo film, quando lui è in auto che sta scappando dal tribunale, lui torna Arthur. Da Joker che era, o che ha smesso comunque di essere nel suo, non so come si chiama, comunque nel suo dialogo finale con la giuria, è tornato ad essere Arthur. Infatti poi è scappato via. E onestamente, anche su questo, secondo me, ci avevo beccato dall'analisi del primo trailer, che la corsa finale per me è perfetta. Come l'avevo interpretata nel primo trailer, la corsa finale in cui vediamo uno che è vestito da Joker, il nuovo trucco di Joker, uno che è vestito da Joker quando aveva la maschera, è Arthur che ha il trucco sbavato da Joker, quindi è un Joker che sta andando via, la sua seconda personalità che sta scomparendo, che scappa via dal se stesso vecchio, da lui con la maschera e da lui vestito da Joker. Per me è molto simbolica, mi è piaciuta molto questa cosa finale. E poi la parte in cui lui sta nel benedetto Arkham Asylum, che viene assassinato, anche qua per me è una cosa incredibile, perché molti già dal primo film, ma anche appunto in questo Joker 2, però comunque già dal primo film si erano lamentati che questo Joker non è Joker, come ho detto anche prima. Potrebbe essere un film su un pagliaccio pazzo, che beh, non dispiace come cosa, però effettivamente ci sta. È una reinterpretazione di Joker, quindi per me è un discorso un po' stupido comunque così. E qui ti dimostrano dicendo: hai ragione, questo non è Joker. Il Joker è quello dopo. Oltre a essere, diciamo, la società, perché comunque anche qua una roba ribadita dal primo film, che in realtà i Jokers, cioè la gente veramente pazza è quella che segue Arthur, non è Arthur se stesso. Comunque, anche questa cosa della società viene impersonata da questo altro carcerato che nella sua follia uccide Joker e si taglia la faccia, diciamo, facendo le classiche cicatrici di Joker. Quindi ti dice: boh, c'hai ragione, quello non è Joker, è quello che si è tagliato la faccia, Joker. È quello che ha ucciso il suo simbolo. Arthur è solo il simbolo, è l'ideologia del Joker, che è poi verrà impersonata in questo altro personaggio. Per me non c'era bisogno, perché la parte bella del primo Joker era che Joker è l'ideologia di Joker, non è Arthur stesso, è proprio il simbolo di Joker, l'icona di Joker, che comunque anche in questo caso viene incarnata in questo altro personaggio che poi probabilmente sarà il vero Joker. E a me quindi questo finale è piaciuto davvero tanto, davvero davvero tanto.
Mi è piaciuta un po' meno la parte in cui Harley va via, perché sì, si lasciano, ribadendo questa cosa che vi dicevo io, che lei amava Joker e non Arthur, però è un po' sbrigativa. Comunque, ragazzi, a me il finale anche qui è piaciuto, e forse sono, di quelli che ho sentito, sono uno di quelli che difende di più Joker 2. Comunque ha i suoi difetti, ma mi è piaciuto. Sono uno di quelli che lo difende di più. Quindi, ragazzi, io penso di aver detto tutto quello che pensavo riguardo a Joker 2. Quindi direi che possiamo passare al voto finale con il nostro Banana Meter. E a Joker 2 Folie à Deux ho deciso di dare 3 stelle e mezzo. Perché, come ho detto, è un film non necessario, è un film che ha molti problemi, ma che nel complesso mi è piaciuto molto e rivedrei molto molto volentieri. Quindi ditemi invece voi cosa ne pensate di Joker 2, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se odiate il musical. E io direi che questo video può terminare qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, e per altri video di questo tipo mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Ricordo anche che in descrizione trovate il mio Linktree con tutti i link che vi servono riguardo al mio Letterboxd, a Instagram, TikTok, eccetera, eccetera. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!